Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, alla presentazione del rapporto Invalsi ci restituisce una scuola che sta malino. Come possiamo recuperarla? No, ci restituisce una scuola che già prima della pandemia aveva molti problemi, ma soprattutto problemi diversi, differenziati all'interno del paese. La pandemia ha accentuato queste diseguaglianze ed è su queste diseguaglianze che stiamo intervenendo e dobbiamo intervenire, sia con gli interventi che abbiamo fatto in risposta alla pandemia, sia col piano nazionale di rilancio della resilienza. Bisogna intervenire per ricostruire una scuola nazionale, cioè una scuola che dia a tutti i bambini e a tutte le bambine del paese le stesse opportunità, a partire dall'asilo nido, a partire fin dagli 0 anni. Abbiamo sicuramente dei problemi che però conoscevamo, su cui stiamo già agendo, su cui abbiamo già messo risorse e capacità. Stanno arrivando i soldi dall'Europa e devono Sì. essere soltanto spesi bene. Come si spendono bene i soldi nella scuola? Si spendono bene avendo ben chiare le responsabilità, avendo chiaro chi coinvolgere. Lei sa che per gli edifici, ad esempio, le infrastrutture sono necessarie coinvolgere i comuni e le province che ne sono responsabili. Per quanto riguarda la struttura del territorio, bisogna coinvolgere le regioni, bisogna coinvolgere le parti sociali, bisogna coinvolgere le famiglie e le istituzioni. Che cosa vuol dire? Che un intervento sulla scuola è un intervento di sistema, che può funzionare soltanto se noi mettiamo in movimento tutto il paese, un paese che però abbia la scuola al suo centro. Le lezioni frontali non le piacciono? Io le ho sempre fatte e continuo a pensare che siano una parte anche del nostro passato. Credo che ci sia nel nostro futuro molta più attività laboratoriale, così come tutti i pedagogisti oggi ci insegnano e così come stiamo sperimentando nella scuola d'estate. Sarà da lì che noi ripartiamo. Grazie.